Chiariamo bene una cosa. I Templari non sono un'arma da usare a tuo piacimento. Non siamo qui per liberarti dei tuoi nemici con l'inganno. Raggirami un'altra volta e questa nostra alleanza terminerà all'istante. Uccidere i guardiani di Malash è servito a diversi scopi. Dopo che il monarca giacerà morto ai miei piedi, nessuno sfiderà la mia autorità. Dopo tutti questi anni, ho la vittoria a portata di mano. Sento che è preoccupato, Artanis. Sa che sto per avventarmi su di lui. Malash? No, Amon. Attraverso l'alito della creazione, io scruto oltre il velo. Oh sì, avverto la sua rabbia. Sa che non ho più paura di lui. Sa che il Tal'Darin non ha un'ala che gli permetta di controllarli. Gli rivolterò contro i prescelti. Non illuderti di aver già vinto, Alarak. Non lasciare che il Terrasin offuschi il tuo giudizio. Prima hai una battaglia da vincere. La battaglia è già vinta. Nel mio occhio mentale ho sferrato il colpo di grazia in migliaia di modi. Per esperienza, so che la presunzione è la migliore alleata del nemico. Non lasciare che la tua aiuti Malash. Parole di chi accetta la sconfitta. Nuove unità attendono di essere passate in rassegna nel concilio di guerra, Gerarca. Andiamo a vedere. Morosun, dimmi. Questa catena dell'ascensione è una tradizione miserabile. Un tempo i Kalai pensavano la stessa cosa del cammino dell'ombra dei Nerazim. Non ci sono paragoni. La nostra società non era fondata su... La loro cultura è una gerarchia immutabile, servi e padroni. Un costante rinforzo del loro legame con Amon. Ma sono menzogne, matriarca. E come possono cambiarlo se è tutto ciò che hanno conosciuto? Il nostro popolo un tempo conosceva solo l'odio e il sospetto. Sì? Consideravamo le vostre pratiche degne di barbari. E voi pensavate che le nostre fossero crudeli. Con i Tal'Darin è lo stesso. Quando annienteremo Amon e ne sveleremo il tradimento, mi aspetto che cercheranno di capire chi sono veramente e che cosa vogliono essere. Hai grande speranza, Artanis. Le navi da assalto possono essere passate in rassegna. Sono disponibili nuove unità robotiche basate sulle specifiche di Alarak. Speriamo che le sue istruzioni fossero corrette. Ah, potenziano i danni. No, preferisco che ripristino gli scudi. Ripristinino... Come parlo oggi? Ripristinino le... Yeah. Vabbè, basta. Vediamo queste. Allora. Ok. La distruzione è prossima. Buono. Ma le provo. Proviamole. Kalax, la stella ancestrale sta reagendo alle energie del vuoto sulla superficie del pianeta, probabilmente. L'ho già visto accadere su Ulnar. Questo Terrasin deve essere direttamente collegato al vuoto. I Tal'Darin lo chiamano l'alito della creazione. Credono che assumerlo consenta loro di comunicare direttamente con Amon. Un'affermazione audace, ma innegabilmente plausibile. Le proprietà di questa sostanza sono estranee al nostro universo. Forse è per questo che lo considerano sacro. Cercano pianeti ricchi di Terrasin e li trasformano in templi per il loro dio. Essere venuti qui potrebbe rivelarsi una fortuna. Se la stella ancestrale reagisce al Terrasin come alle energie del vuoto, potrei usarlo per sondarla a fondo, scoprirne i limiti. Forse la sorte non ci ha ancora abbandonato. Dobbiamo avere fede. Preferisco avere risultati, Gerarca. La potenza di Amon supera di gran lunga anche quella della Regina delle Lame. Non abbiamo margine di incertezza. Il Terrasin però mi pare ci fosse anche in una missione di Winds of Liberty. Adesso non ricordo. Però mi pare di sì. Allora...
Ricarica scudo. Restiamo così, direi. Dimmi, Alarak, dai, cosa dobbiamo fare mentre tu duelli? Si è dimostrato un condottiero pericoloso. Sicuramente. Ecco perché la mia vittoria sarà ancora più dolce. Ne ha battuti molti in questo rito. Innumerevoli. Ha scalato la catena con cieca collera, sparagliando chiunque si opponesse a lui. Come se fosse stato benedetto dall'oscuro. Lo chiamavano la lama di Amon. E qualcuno lo sfidava ancora. Non poteva essere altrimenti. Egli ha sconfitto chiunque con incredibile crudeltà. Ma l'Ashtray piacere nel portare i suoi avversari a un passo dalla morte e continuare a torturarli. Ciò non mi conforta, Alarak. Il conforto è una fiaba per bambini, per chi non è ancora pronto alle prove e al dolore dell'esistenza. Lasciami. È tempo che mi prepari. Ah, quindi fai tutto tu. Questa missione io non farò nulla. Vediamo, dai. L'oscurità esige il sangue di Malash. Questa è l'ora della mia ascesa. Che la cera abbia inizio! Mi domando che ruolo avremo noi. Vediamo. Da questo momento, solo ad Alarak e Malash è concesso di affrontarsi direttamente in combattimento. Uno deve avere la meglio sull'altro e raggiungere la fossa sacrificale. Lì, il vincitore diventerà il nuovo signore dei Tal'Darim e la vita dello sconfitto verrà sacrificata. Lo scontro sembra piuttosto equilibrato. Questo è vero. Tuttavia, da quanto ho appreso, il Rakshir permette ai supplici di un campione di sostenerlo psionicamente. I nostri guerrieri potranno aiutare Alarak, ma allo stesso modo i Tal'Darim assisteranno Malash. Preparerò le nostre forze. Malash combatterà con ferocia pur di conservare il potere. Dobbiamo essere pronti a fare altrettanto. Invieranno dei guerrieri ad aiutare Malash. Dovremmo garantire ad Alarak rinforzi sufficienti. Ok. Ma quindi non è proprio un duello. Cioè, se gli altri possono aiutare psionicamente, che duello è? Mo. Sta ricevendo potere dai Tal'Darim. Alarak avrà bisogno del supporto dei nostri guerrieri. Andiamo a darglielo. La vostra energia psionica scorre attraverso di me. Avanzate, schiavi! Uccidete coloro che aiutano Malash! Ricorda bene, Alarak. Sono io a comandare questi guerrieri, non tu. Schiavi a chi? Scusami. Piano con le parole. Ok.
Ma se la... io facessi una bella cosa. Del tipo. Ok. Gerarca, non capisco come sia possibile, ma i miei sensori rilevano alte concentrazioni di solarite nelle bestie native del posto. Dovremmo dar loro la caccia. Tuttavia, credo sia meglio non informare Alarak di questa piccola deviazione. Intesi, Gerarca. Meglio di no. Potenziamo le armi aeree. Allora. Una forza d'attacco dei Taldarim si dirige verso il nostro presidio. Oh. Fratelli, attaccate direttamente i primogeniti. Da dove? La base è sotto attacco. Ah, qua. Buonissimo. Gerarca, percepisco degli ibridi. Vengono in aiuto di Malash. Gli araldi di Amon si uniscono alla lotta. Combattete bene, guerrieri. E anche voi ascenderete per diventare ibridi. Oh, metti con tale convinzione. È quasi ammiribile. Via, 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 via. Ottimo. Potenziamento completato. Devi posizionarlo in un campo. Hai bisogno di altro casso d'esperienza. Arriva la flotta della morte. Arriva la flotta della morte. Lo sterminio avverrà. Ok, mettiamo qualche pilone qua. Mettiamo un po' di difese anche qui. Thank you.
sotto attacco. Ancora? Arriva la flotta della morte. Avverto altri ibridi in arrivo. State pronti. Non hai abbastanza minerali. Arriva la flotta. La base è sotto attacco. Ricanvierò solo la distruzione attenta ai nemici. Distrutto la batteria di scudi. Però vabbè. Nulla che non si possa rimpiazzare. Questo guerriero si è destato. Non hai abbastanza minerali. Adesso la produzione è a pieno regime. Ingaggiamo il nemico in battaglia. Ah. Arriva la flotta della morte. Arriva la flotta della morte. Il tradimento. Dammi uno scatto. Ok. Oltretutto bisogna andare a vedere ste creature, che perché si muovano un po'. I ci muovono contro dal sentiero superiore. Oh cacchio. Preparate le nostre difese. Daldarim, massacrate i primogeniti e la vostra ascensione sarà assicurata. Aspetta, là avevo potenziato le difese, quindi vediamo. Bastano. Sì, direi di sì. Perfetto. Si dirige verso Malash. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Arriva la flotta della morte. Ingaggiamo il nemico in battaglia. Hai bisogno di altro gas d'esperi. Ah. Arriva okay. La flotta della morte. Arriva la flotta della morte. Buono. Sono andati a morire male quelli. Questo guerriero si è destato. Ok. Hai bisogno di altro gas di spene. Arriva la flotta della. Questo guerriero si è destato. Ok. Proviamo ad andare a cacciare quelle robe là. Oddio.
cos'è sta roba? Ok, proviamo. Ah, non era così tanto forte. Ben fatto, guerrieri. Oddio. La prima bestia è stata uccisa. Solo la distruzione offende i nemici. Veloci, veloci. Cos'è un ibrido titano? Arriva la flotta della morte. Oddio. Ah, ok, tanta paura per nulla. Dietro, ma un attimo di tregua, che vorrei andare a cacciare anche questo. Intesi. L'ora è vicina. Grazie. Trovare e distruggere. Cenere e braci. Battetelo. Ottimo. Aggancio le coordinate della bestia. La trasferisco a bordo. Doppio. La base è sotto attacco. Oddio. Porca vacca. Deve costruire dei piloni aggiuntivi. Arriva la flotta della morte. Dammi uno scopo. Esponete le vostre richieste. Servono piloni. Ah, già. Gerak, alcuni ibridi di grande potere si dirigono verso Malash. Sento. Ok, dai.
Ci sarebbe quell'ultima creatura da distruggere, ma... Beh, proviamo. Basta. Altri ibridi in arrivo. State pronti. Arriva la flotta della morte. I tuoi nemici bruceranno. Genere e brace. Ok, ci sono stati così tanti raggi per un attimo che mi ha frizzato il gioco. No. Sa che ha esaurito il bespene. Andiamo un attimo a distruggere la bestia lì. Qualcosa attacca in base. Aspettare, mandami i tuoi guerrieri. Adesso le ho tutte. Le mie scansioni preliminari indicano che i depositi di solarite sono un sottoprodotto dell'insolito sistema digestivo della bestia. Stai dicendo che sono... Aspetta, non importa. Preferisco non saperlo. Che schifo! Chiaramente, vabbè, la cacca della creatura. Ok, via, respingiamoli. Un ibrido titano, state in guardia, Artagnis. Qual è l'ibrido titano? Quello di prima? Nel frattempo sto finendo le risorse, quindi o la va o la spacca. Oh 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 oh! Vado! Ok.
Quanto male. Dai, dai, dai. Fatto. Kaldarim, per il rito del Rakshir, io sono il vostro monarca. Ascoltate e obbedite. Malash vi ha promesso solo bugie. Non c'è alcuna ascensione. I Kaldarim non verranno mai elevati, né diventeranno ibridi. Amon ci ha tradito. E per questo deve morire. Mamma mia. Però, insomma, l'abbiamo vinto noi lo scontro alla fine, Alarak. Vediamo. Ok, e questo? No. Avanti.